Terremoto? Attività vulcanica? Maremoto? Chi sorveglia questi fenomeni? L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha 3 sale operative e sensori su tutto il territorio per garantire la sorveglianza dell'attività sismica, vulcanica e dei maremoti. 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La sala operativa dell'Osservatorio Vesuviano a Napoli si occupa soprattutto dello stato di attività dei vulcani napoletani, il Vesuvio, i Campi Flegrei, l'isola d'Ischia. Questi sono vulcani quiescenti ma attivi, quindi adesso non mostrano attività vulcanica, ma esclusivamente attività sismica e fumarolica e deformazioni del suolo. Questi vulcani potranno risvegliarsi in futuro e per questo è molto importante il loro monitoraggio. Gli strumenti installati sul territorio consentono di registrare segnali, anche impercettibili, generati da ogni vulcano monitorato. Il personale di sala analizza e interpreta i segnali ricevuti e comunica i parametri rilevati alla Protezione Civile e alle autorità competenti quando i fenomeni osservati sono rilevanti. Ad esempio, in caso di terremoto con magnitudo pari o superiore a 2.5 per il Vesuvio o a 1.5 per i Campi Flegrei e Ischia, o avvertito dalla popolazione, oppure in caso di sciame sismico. Questi vulcani sono a riposo da decine e centinaia di anni. Piccole variazioni possono indicare cambiamenti nello stato del vulcano. Per questo è importante misurare diversi parametri. Uno di questi è, per esempio, la deformazione del suolo, che ai Campi Flegrei si osserva da millenni e che oggi possiamo rilevare anche con sistemi satellitari. Con una fitta rete di sensori e 3 sale operative, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sorveglia da vicino e in tempo reale i fenomeni vulcanici e sismici del nostro paese e i maremoti nel Mediterraneo. Così, grazie a un'attiva collaborazione con i cittadini e la Protezione Civile, contribuiamo a mitigare i rischi naturali. Noi ci siamo, sempre.